Ciao a tutti ragazzi, sono iPhone Amatore e benvenuti in questa nuova puntata della nuova serie, cioè della seconda stagione dei cibi dal mondo. Ragazzi, l'intro è veramente fantastica e ora vi dico anche chi l'ha fatta perché ragazzi è un genio. Vedete, ho aspettato tantissimo per quest'intro che non è ancora finita, ripeto, non è ancora finita. Quindi perché ci sono altre migliorie da fare se sempre se questa persona vuole. Comunque vi dico, vi pubblicizzo il canale che mi ha fatto quest'intro. E il canale, lasciamo perdere i messaggini. Allora, il canale che mi ha fatto quest'intro si chiama Modern Vision, cioè su Facebook si chiama Modern Vision Video Solution. In basso in descrizione troverete la sua pagina Facebook e la sua pagina, cioè il suo canale di YouTube. Cioè, è veramente figa. Voi direte, ma è così tranquilla, così così, non è che mi piace tanto. A me mi piace, a me mi piace, mi gusta. Cioè, l'ho chiesta io così tranquilla, perché i cibi dal mondo, cioè si chiama adesso i cibi dal mondo, eh. Non so adesso, i cibi nel mondo era la serie, vabbè, adesso si chiama i cibi dal mondo. Cioè, l'ho voluta io così scegliere tranquilla perché i cibi dal mondo non è che sono una cosa epica, però attirano, cioè ho visto che tantissime persone invece di Minecraft vogliono i cibi dal mondo. Quindi, ragazzi, cosa fare se la gente vuole i cibi dal mondo? Noi gli diamo i cibi dal mondo. Cosa dargli? Allora, sapete benissimo che i cibi maggiormente io li prendo dalla Cina, ok, sì, bravissimi. Dalla Cina, solo che questa volta sono andati proprio io a comprarli in un negozio cinese che si trova alle Marche, che ora non so di preciso dove. Se solo sapessi dove. No, non mi ricordo dove. Comunque è un negozio cinese in cui c'era di tutto, ragazzi. Io purtroppo ho comprato quello che potevo, cioè avevo 10 euro, ho comprato 10 euro di roba. Come prima cosa, ho comprato questa qui. Ta-da! Ta 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 ta. Voi penserete, ehi, ma è pasta? Cioè, adesso non so se vedete bene. Voi direte, ma è pasta fatta a cubetti? No, ragazzi, no, non c'entra niente la pasta, ma sono biscotti. E ora vi dico, innanzitutto il prezzo 2 euro, cioè niente praticamente, perché 2 euro un coso del genere è figo, proprio figo, cioè. Comunque, andiamo a leggere gli ingredienti che sono una parte di tutti quelli che stanno dentro realmente, però non lo dicono, infatti queste cose bianche non so cosa, nere però non so cosa siano, neanche questa cosa, via, vabbè. Lascia perdere. Qui indica gli ingredienti in italiano. Biscotti. Ingredienti. Farina. Zucchero. Sesamo. Macedonia di frutta candita. E poi vedo qua erbette o cose varie. Ma vabbè. Andiamo a mangiare codesto cibo. Ripeto, scusate se non guardo proprio l'obiettivo, ma guardo un po' più là perché c'è lo schermetto. E quindi vedo un attimo se sto inquadrato bene. Per esempio, se sto così, non sto inquadrato bene. Se sto così, sto inquadrato bene. Grazie. Allora andiamo ad aprire, a scartare. Vai, ve lo scarto davanti perché è molto più emozionante la cosa. Non so che gusto avranno, cioè, la prima volta che li assaggio, la prima. Già partiamo male. Perché? Perché partiamo male? Perché ho messo la mano dentro ed è leggermente appiccicoso, ma leggermente, eh. Io ho leggermente paura. Allora, io le noccioline queste qui, se spero che siano noccioline, le eviterei molto volentieri perché non vorrei incontrare in malattie misteriose e niente. Quindi dopo dovrò fare la serie malattie misteriose e non è che mi va tanto perché, sai come, ania. Va bene, cosa ne dite se vado ad assaggiarlo? Lei. No, hai capito la luce? È porco cane, no? Ma è sporcato tutto, ma è sporcato. È molto.
Buono. Facciamo vedere ai cinesi che è buono. Appetitoso. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, è buono veramente. Ora però ci sono solo le noccioline. Cioè, dentro è uguale a fuori, cioè, dentro è uguale a fuori. È logico questa cosa, no? Non voglio mangiare le vostre noccioline ai cinesi. Aspettate, divido a metà, faccio il Gesù dei poveri. Porco cane, mi ha sporcato tutto sto coso. Però è buono. Ecco, ho preso la nocciolina però. Mannaggia, mi moro. Non so se pure allergica le nocciolini, mi mettete gonfiamo una rana. Guarda, tiro sporco. Però faccio i miei complimenti ai cinesi perché. Scusate. Ecco, vedete, i prodotti cinesi. Anche se non sanno di niente, perché alla fine questo qua non sa di niente. Se voi vendete un pezzo di polistirolo, no? Sai, identico, se ci aggiungete le noccioline sa un po' più desalato. Però è uguale. Però da tira la cosa. Vabbè, dai, mi sono rotto, cioè. Come una droga, mo diventa. No, vabbè, non facciamo strane facce o cose del genere. Basta così, sono pieno. Un biscotto ti riempie tipo lo stomaco, infatti mi si sta gonfiando qualcosa, però non so che vuol dire. Non so che cos'è, di preciso. Comunque, ragazzi, il video finisce qua. Per chi volesse la seconda puntata, che non ci sarà prima dei 3 giorni, prima di 3-4 giorni, a seconda perché non posso farla un giorno sì, un giorno sì, un giorno sì, cioè i cibi io costano big money con la partner non è che li sto prendendo tanti, quindi big money non ci sono. Anche perché ho sputato pure. Mazza che schifo che ho fatto, mamma mia. Dopo lo metterò al rallentatore. Va bene, ragazzi. Il video finisce qui. Io spero veramente che. Tutto bene. Cioè, ho gli occhi che mi stanno alla crema. Mi sono strozzato con un pezzo di stacco. Si è mosso. Cioè, non so se vedete. Sì, lasciate perdere il segno degli occhiali. Vabbè, lasciate perdere. Non guardatemi, sentite la mia voce. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video e se volete un'altra puntata, mettete mi piace e io lo metterò comunque qualsiasi sia il numero di mi piace. Comunque, ora vi faccio vedere direttamente, visto che non faccio un vlog o una cosa del genere, vi faccio vedere i due microfoni più o meno professionali che avevo comprato. Eccola là. Eccola là, mi sono rovinato il fuoco. Ok, uno che si è incastrato con altri fili. Uno in teoria sarebbe questo qui. Un microfono abbastanza carino. Non so se lo vedete bene, scusate. L'altro invece sarebbe molto più figo. E il piccolo problema è che nessuno dei due è compatibile con il mio computer. Cioè, questo qua era proprio figo. Perché a un certo punto io potevo far così, inizia a cantare. Ma non posso iniziare a cantare. Poi facevo così, toglievo il cappuccetto e cantavo lo stesso. Però niente, se mi funziona un po' funziona, no? Niente, ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuta questa puntata. Commentate se avete domande riguardo questi biscotti, tra virgolette. Ok, mi si sta gonfiando la gola. Un saluto a tutti da iPhone Amatore. Ciao, ragazzi.